Sindaco, le minoranze lamentano una sua disattenzione nei confronti delle UCCP, le unità di intervento primario. È diversa invece la sua posizione, perché in realtà lei se ne occupa? Beh, guardi, è una insinuazione assolutamente veramente incredibile e irricevibile quella dell'opposizione. Io sto parlando di UCCP, che è acronimo di Unità Complesse di Cure Primarie, esattamente da 12 anni, dal 2010, dopo che nel 2009, nel penultimo rinnovo dell'accordo nazionale per i medici di medicina generale, si era parlato per la prima volta appunto di queste strutture, di questi organismi caratterizzati da un insieme di ambulatori, di medici di medicina generale, di medici specialisti e di infermieri di comunità, aperti 12 ore al giorno, il cui scopo era e sarà quello di offrire una migliore qualità professionale ai cittadini e soprattutto cercare di diminuire i codici bianchi e verdi ai pronto soccorso. Questo significherebbe, tra l'altro, significa in termini pratici, una maggiore vicinanza al bisogno. Assolutamente, una maggiore vicinanza, una maggiore usufruibilità da parte dei cittadini dei servizi di primo intervento medico territoriale, proprio come dicevo poc'anzi, per diminuire l'afflusso a volte ingiustificato ai pronto soccorso. L'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci fece arrivare 8 milioni di euro a Chieti per la istituzione di queste UCCP. Si fecero i lavori di strutturazione dei locali, dopodiché sopravvenne il nuovo governo regionale e i soldi che sarebbero serviti per costruire la parte professionale medica sono praticamente andati a colmare qualche altro buco e quindi non sono state più utilizzate.